Allora, Mazzucchelli, siamo qui nella sede dell'ANFAX. Io, tra l'altro, è la prima volta che ci entro, vedo veramente una bella sede, grandissima, piena di persone che si danno da fare. Soprattutto mi ha colpito il fatto di vedere tantissimi giovani, visto che si parla molte volte a stento dei giovani, ma devo dire che qua sono una vera anima. Comunque, il motivo per cui l'ho chiamata sono tre punti. Il famoso donatore seriale, che ultimamente è un argomento che coinvolge ovviamente tutte le associazioni, questa giornata, e se ci sono novità sul dormitorio, che è un altro tema caldo. Allora, tre belle domande, ma pretende di rispondere telegraficamente cominciamo a queste tre domande. Cominciamo la prima con il donatore seriale, come sì. Lo chiama la Prealpina. Figura veramente formidabile, eccezionale. Da buon bustocco sono contento che mi sia stato riferito che questo fatto è andato all'ANSA e che è andato anche in tanti telegiornali nazionali, perché sapere che gira per la città di Busto una persona di questo genere, guarda, mi emoziono. Che cosa devo dire? Non si fa, eh no, certo, non si sa che, ma poi un piccolo particolare sempre da buon bustocco. Oltretutto, siccome sono 41.000 gli euro globali, sommando tutti quelli che sono stati donati, non ha neanche la facoltà, la possibilità di detrarle, perché evidentemente noi non possiamo dargli la ricevuta perché non sappiamo a chi darla. Dico che questa persona è un santo, un regalo della provvidenza, e viva Busto. Una con parte della bustocca bene. Orco cane, ma più che bene, perché 41.000 euro sono 80 milioni, io vecchio ragiono ancora un po' con le lire. Ecco, novità invece sul dormitorio? Il dormitorio, le novità sono totalmente negative, in quanto che come Tosi Ravera abbiamo scritto alle ferrovie per sollecitare una spiegazione, poiché esiste un... Mi sembra che parlare con le funivie sia un muro. Appunto, peggio che un muro, perché noi abbiamo scoperto, non è che sia un grosso merito, forse anche il Comune l'avrà scoperto, però mi pare che il Comune non abbia fatto nulla, che esiste un protocollo d'intesa sottoscritto a Roma tra l'ANCI e le Ferrovie dello Stato. L'ANCI è l'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Il Comune di Busto partecipa a l'ANCI. Il Comune di Busto dà le sue quote di iscrizione a l'ANCI. In questo protocollo d'intesa sta scritto tra ANCI e Ferrovie dello Stato che laddove nelle stazioni d'Italia ci sono dei locali che possono essere usati per, come dormitorio per i crociere, le Ferrovie dello Stato danno gratuitamente questi locali all'ente locale. Noi abbiamo le ferrovie, abbiamo il locale e sono venuti a dirci che ce lo danno. Insomma, per... i mezzi ci sono tutti, manca solo l'ok. No, i mezzi ci sarebbero, ma il fatto è che le ferrovie dello Stato sono un muro di gomma, esatto, che non dà risposta. Manca solo l'input. Quindi adesso io ho già convocato il consiglio della Tosi Ravera per mandare un sollecito al Comune chiedendogli di intervenire con la sua autorità, perché noi abbiamo scritto come semplici cittadini alle ferrovie, di chiedere perché non viene applicato un protocollo d'intesa firmato. Ok, parlo piano perché c'è la messa, certo, in corso. Certo. Un'ultima domanda invece sulla giornata di oggi. Perché giornata questa associazione... di oggi, ogni anno noi facciamo questa giornata per cercare di chiudere un attimo una specie di anno scolastico, un anno di attività. È innegabile che noi facciamo questa giornata, anche perché speriamo di coinvolgere sempre persone che diano un euro, 100 euro, 1000 euro, 50.000 euro come il benefattore anonimo, perché abbiamo sempre bisogno di soldi. Adesso appunto stiamo ampliando, come vede, la nostra struttura, mancano ancora dei soldi, di conseguenza tutto fa brodo. I giovani sono fondamentalmente il magnifico gruppo dell'Alecrim, che è un gruppo storico di Busto Arsizio nel campo dei disabili, insieme ai nostri ospiti, insieme anche agli amici che hanno disabili, che frequentano un po' la nostra struttura.